Stasera si sfiletta. Oh, allora, bentornati sul canale, bentornati in cucina. Stasera sfilettiamo una ricetta veramente semplice, facile da preparare, che ha bisogno soltanto di un po' di praticità nello sfilettare il pesce. Stasera, protagonista, eccolo qua. Un bel saragone, protagonista di parecchi dei nostri video di pesca. E questa sera faremo filetti di sarago maggiore in crosta di zucchine. Oh, allora, per questa preparazione serve un sarago dalle dimensioni generose, diciamo che almeno deve essere 600-700 grammi, poi si può arrivare anche a un chilo, perché dobbiamo ricavare ovviamente i due filetti. Questo è un bel esemplare di sarago maggiore, e quindi procediamo subito con il pulire, perché dovremo anche squamarlo. Quindi, come al solito, lo evisceriamo e gli togliamo le squame. Accertiamoci di pulire bene tutte le parti interne del sarago, anche la vescica natatoria, questa bianca, e pulendo le pareti della pancia. Oh, il sarago è ben pulito, come vedete la pancia è tutta libera dalla parete nera. Adesso passiamo a eliminare le squame, e soprattutto perché io voglio conservare la pelle del sarago. Avete capito che ormai la pelle del sarago o degli altri pesci per me diventa un altro piatto, ma qui non si butta via niente. Ecco lo strumento magico, non buttiamo via niente qui, neanche la visca e la testa del sarago, che ovviamente poi saranno cucinate in forno, anche perché qui le bambine si contendono sempre la testa del sarago, i suoi occhi, avendo capito effettivamente quella è la parte più saporita. Comunque, squamiamo per bene il pesce, questo arnese utilissimo di tutte le squame. Ah, qua quando fa così le squame volano dappertutto, poi bisogna pulire per bene la cucina, ma quello non è un problema. Adesso togliamo di mezzo tutte le squame con una bella sciacquata. Questa fase rispetto all'altra può essere invertita, normalmente anche io, anzi lo faccio, prima squamo il pesce e poi lo eviscero. Effettivamente è più comodo, soprattutto con i pesci un po' più piccoli, con questi più grandi non è troppo un problema. Il risultato finale deve essere quello di avere un bel pesce privo delle squame, ben pulito all'interno e pronto per essere sfilettato. Come dicevo, questa è una ricetta davvero semplice, forse l'unica parte un po' più complicata è questa qui della manualità per poterlo sfilettare, però se questo fosse un problema mi fate aiutare dal vostro negozio di fiducia, e quindi ve lo fate sfilettare in pescheria. Per sfilettare ovviamente un coltello molto affilato, non solo, ma ci vorrebbe un coltello per sfilettare il pesce, e in questo caso vedete che questo coltello ha una lama ricurva da un lato ed è ovviamente molto sottile, abbastanza flessibile ma non troppo, con questa curva, diciamo, da una parte. Questo consente, agevola insomma l'operazione per sfilettarlo, e cominciamo così, facendo un'incisione sulla schiena in modo tale da separarlo, vedete qui, iniziare a separarlo dalla spina, ok? Prima incisione, dopodiché con la mano cominciamo a sentire dove si trova la visca e tagliamo, ovviamente il coltello molto affilato, fate attenzione a seguire la visca, facendo in modo che tutta la carne si stacchi, o la maggior parte della carne insomma. Ecco qua. Il taglio qui va effettuato all'altezza della pinna, in modo tale che si liberi il filetto. Prendiamo qui sulla pancia, la testa poi ci servirà ad altro, e continuiamo a lavorare sfilettando. Sentirete a un certo punto le spine, e dovrete seguire le spine della cassa, chiamiamola così, cassa toracica del pesce, anche se così non è, e seguiamo appunto questo contorno fino eventualmente a spezzarle, poi ce ne libereremo con una pinzetta. Ok,
il primo filetto sta per liberarsi. Ecco qua, sentite le spine, guardate che carne fantastica. E voilà, primo filetto libero per ora, che poi andremo a trattare. Visto non ci vuole chissà che cosa, però un po' di manualità ovviamente è richiesta, un po' di esperienza un minimo. Ok, procediamo anche con l'altra parte, perché ovviamente i filetti qui da ricavare sono due. Solito discorso, sempre incisione, attenzione ai vostri coltelli affilati, anche qua all'altezza della pinna. Tagliamo. Questa seconda parte è un po' più difficile, visto che non c'è il supporto della carne dall'altro lato, visto che l'abbiamo prelevata, però anche qui un po' di manualità. Eccoci qua, secondo filetto pronto. Adesso mettiamo via il resto del pesce, che poi utilizzeremo, vi farò vedere come. Diamo una pulita, una sciacquata anche ai filetti, prima di togliere anche qua la pelle. Oh, ecco i nostri fantastici filetti, gli abbiamo dato una tamponata, li abbiamo asciugati un po' prima di trattarli, sempre coltello, ricerchiamo un attimo di nuovo il filo. Oh, e a questo punto dobbiamo privarli della pelle. Come avevo consigliato altre volte, basta l'ausilio di una forchetta, si afferra l'ultima parte qui, si incide, e poi con questo coltello, ricordate la curvatura del coltello che avevo fatto vedere a cosa serve? Ecco qua, consente in maniera agevole di andare su in questa direzione e staccare la pelle. Ecco qua, togliamo le spine. E voilà, bisogna anche qui avere un po' di manualità e sapersi organizzare. Ok, togliamo le spine, queste qui, la ventresca. Ecco qua, se ne vengono. Incisione qui e segue la pelle con la sua curvatura in modo tale da consentire un distacco totale della pelle. E voilà, visto? Questa pelle poi la gestiamo di nuovo, sciacquiamo bene i nostri filetti. Perfetto. Ok, adesso l'ultima fase di preparazione del filetto è quello di separarlo, insomma, dal resto delle spine che sono comunque rimaste. Lo possiamo fare per le più grosse sempre con il nostro coltello affilato, però qui passando la mano sentiamo proprio la presenza delle spine, queste centrali. Cerchiamo di toglierle sempre con il coltello, utilizziamo una pinzetta. Ecco qua, si trovano in commercio delle pinzette ad hoc. Oh, in questa preparazione è fondamentale eliminare tutte le spine, perché poi il piatto verrà servito, come vedrete, in modo tale da essere consumato così al coltello. Oh, ok, abbiamo tolto il numero maggiore di spine possibili. Niente, adesso la preparazione, diciamo, dei filetti dovrebbe essere terminata. Gli diamo un'altra sciacquata, li asciughiamo e cominciamo con la preparazione vera e propria. Bene, l'altra protagonista del piatto sono le zucchine. Quindi le zucchine ci serviranno per fare la crosta, quindi le sciacquiamo. E vanno tagliate a rondelle, abbastanza sottili, perché poi devono creare, praticamente si devono andare a sostituire alla pelle del pesce, quasi come le squame. Il nostro coltello. Ok, vediamo se queste bastano. Dopodiché teglia da forno, carta da forno, abbondando così. Veramente semplice questa preparazione. Che cosa ci serve? Sale sulla carta da forno, è così. Olio. Ecco qua sotto.
e posizioniamo i nostri filetti. E uno, lasciamo prendere il sale e l'olio. E due. Ok, a questo punto nuovamente sale, olio e cominciamo a coprire il pesce come se ci avesse delle squame, solo che da questa volta le squame saranno di zucchina. Oh, questa preparazione consente al pesce di rimanere umido, quindi potrete anche sbagliare il tempo di cottura di qualche minuto, comunque l'umidità delle zucchine consentirà al pesce di non seccarsi, quindi è una certezza. Inoltre è una preparazione che va bene anche per altri sparidi, come per esempio tutta la famiglia dei saraghi senza problemi. Io preferisco sempre i maggiori per la consistenza delle carni, ma anche un'orata fatta con questa preparazione sicuramente non sbagliate, e vi assicuro che l'effetto è fenomenale. Ok, rumore andato, cominciamo con l'altro a coprire. Come vedete, semplicissimo, e comunque il sapore delle zucchine, ma in generale delle verdure, si sposa benissimo con questi sapori delicati dei pesci. In questo caso il risultato è fenomenale per la delicatezza, insomma, del prodotto finale. Qua ci serve qualche altra rondella. E qui, ultimo tocco, sale e olio. E voilà! Ricetta semplicissima. Adesso questa qui andrà in forno per 18 minuti, non di più, 15-18 minuti a 180 gradi, e quindi una cottura che consentirà, insomma, al pesce di rimanere umido e succoso e veramente gustosa. Ok, settiamo 180 a partire, ventilato, abbiamo detto un 15 minuti. Voilà, così, in forno. Questa la togliamo. Mentre siamo in attesa della cottura del pesce, ci organizziamo con i famosi scarti, così come li abbiamo definiti. Metteremo a cucinarli magari mentre mangiamo quella parte, ma comunque non vanno buttati. Allora, da una parte. Ok, quindi la stendiamo qua, la metteremo in forno a seccarsi, la utilizzeremo sempre a mo' di chip o patatina, come la volete chiamare. L'importante è che la stendiamo bene, perché poi si restringerà. Diamo un pizzico di olio, un pizzico di sale. Veramente non stiamo buttando nulla di questo sarago, eh? E questo lo piazzeremo in forno. E poi ovviamente quella che qualcuno definisce la carcassa, però vi assicuro che poi questa parte qui è la parte più saporita del pesce. Ha la testa con tutti i suoi sapori, gli occhi, le guance. Queste due spalle, queste due parti qui, vedete la carne come è più rossa? Come nella carne normale, questa carne qui è più rossa rispetto al filetto perché è più muscolosa ed è molto più saporita. Come la carne del manzo, più vicina all'osso e più saporita. Questo che faremo? Così com'è, una volta finita quella cottura, lo buttiamo nel forno. E anche qui i tempi di cottura minimi e ce lo mangiamo. Beh, mentre aspettiamo la cottura dei nostri filetti, parliamo un attimo del protagonista, del sarago. Beh, è inutile dire che sui video di pesca è quasi una presenza costante, diciamo così. In questa stagione i saraghi mi hanno dato grandi soddisfazioni, è un pesce onnipresente della famiglia degli sparidi. In Italia, nel nostro mare, li troviamo di quattro specie: abbiamo il sarago maggiore, il sarago pizzuto, il sarago fasciato e poi una quarta specie che è un po' più rara, perlomeno dalle parti nostre, che è il sarago faraone. Sembra che arrivi a delle dimensioni eclatanti, intorno ai 4-5 kg, magari a vederne uno. E da noi i saraghi maggiori arrivano intorno a 1,8 kg, i più grossi, qualcuno mi parla di 2 kg, sinceramente io non ne ho mai presi di 2 kg, però è probabile. Gli altri pesci, anche il pizzuto può avere dimensioni eclatanti, e il fasciato è un pesce più pesante, anche se le dimensioni sembrano, diciamo, più piccole, ma pesa di più.
La qualità delle carni è simile fra queste specie, io preferisco, come ho detto, il maggiore per la consistenza, il pizzuto un po' più delicato, il fasciato lo reputo più o meno simile al maggiore. È un pesce che è presente tutto l'anno in condizioni diverse, lo si può pescare all'aspetto più che altro nelle stagioni quelle più calde e in tana soprattutto nelle stagioni invernali, però devo dire che queste non sono mai regole fisse e dipende anche un po' dal tipo di pesca che uno fa. A me piace tantissimo guardarli dall'alto, seguirli se si intanano, cercare di prenderli proprio all'imboccatura della tana oppure cercare qualche tiro in caduta o di imbracciata. È un pesce divertentissimo sia da cercare che da pescare. Anche se ultimamente, devo dire, nelle ultime pescate mi hanno dato delle grandi soddisfazioni anche delle belle corvine. Comunque, questo più o meno l'excursus su questa specie ittica, di sicuro impatto, dalle carni ottime, con questa preparazione davvero semplice e veloce. Ok, aspettiamo di mangiarlo allora. Oh, eccoci qua, 15 minuti, 180 gradi. E dovremmo esserci come cottura. Vedo già che le zucchine hanno mantenuto bene l'umidità del pesce. Un profumo fenomenale. Adesso impiattiamo. Allora, perfetta. La carne già vedo che è umidissima, profumo delicato, stupenda. Ok, la portiamo a tavola. Ecco qua. Mettiamo a fare le nostre chip, parte inferiore, e quasi quasi ci piazziamo pure il nostro bel saragone. Tanto proprio buttato così sulla teglia. A cucinare al forno, eccolo qua, e voilà, buttiamo dentro tutti e due e vai, li veniamo a vedere più tardi. Beh, questo piatto è molto delicato, chiama per un vino bianco frizzante e questa sera noi lo gustiamo con un bel prosecco, via, un Valdobbiadene. Ovviamente questa volta non locale. E voilà. Ok, a tavola! Adesso ci mangiamo questo bel pesce, ci beviamo questo buon vino e ci vediamo alle prossime pescate oppure alla prossima ricetta. Guardate che carne fantastica! E benvenuti in questo nuovo video di papà. Un attimo! Ottimo! Ma perché ti metti a ridere? È buonissimo! Eccole qua, le nostre chips. E voilà, non buttiamo via niente del pesce qua.